Gli imperatori dell'antica Roma erano potentissimi, ma vivevano in tempi pericolosi e dovevano costantemente guardarsi dal pericolo di attentati e dalle congiure di palazzo. Per questo si circondavano di persone di fiducia e per questo commissionarono maestose opere architettoniche, enormi costruzioni che destavano ammirazione, ma anche timore reverenziale. Una di queste fu il Circo Massimo, la più grande arena che fosse mai stata costruita. Uno stadio che poteva contenere centinaia di migliaia di spettatori, ai quali venivano offerti spettacoli tanto emozionanti quanto crudeli. Esibizioni di abilità, di coraggio e di morte. Il pubblico era sempre numerosissimo. Non esistevano spettacoli più avvincenti di quelli che si tenevano al Circo Massimo. Lungo più di mezzo chilometro, largo quasi 140 metri e con una capienza di 250.000 spettatori, il Circo Massimo era destinato agli spettacoli più grandiosi. Qui si esibivano i gladiatori e qui aveva luogo la famosa corsa delle vite. L'ingresso era gratuito e le spese di gestione erano tutte a carico dello Stato. Era un modo per creare consenso nel popolo. Traiano ne ebbe un eccezionale ritorno di immagine. Traiano voleva un monumento che consolidasse la sua fama e il Circo Massimo si rivelò l'intuizione giusta. Lì poteva incontrare la sua gente e fare in modo che le classi più umili sedessero accanto a quelle più titolate. Il Circo Massimo permetteva a Traiano di intrattenere circa un quarto dei suoi cittadini in una volta sola. L'arena era divisa in due nel senso della lunghezza da un basamento detto spina, sul quale si trovavano elementi decorativi come fontane, statue ed edicole dedicate alle divinità. Nel 10 a.C. Augusto collocò al centro della spina l'obelisco di Ramses II, che veniva ad aggiungersi agli altri monumenti che celebravano la grandezza di Roma. Il primo tentativo di costruire un circo di quella grandezza risaliva 500 anni addietro e si rivelò un fallimento. La sua struttura in legno lo rendeva vulnerabile al fuoco e quindi fu distrutto e ricostruito numerose volte. Ma al principio del secondo secolo d.C., Traiano si impose di ricostruirlo una volta per tutte. Traiano lo restaurò completamente, rimpiazzò la vecchia struttura in legno con una magnifica costruzione di marmo e pietra, donando così al popolo romano il primo circo permanente. Ciò che rese possibile l'edificazione di un'opera simile fu la scoperta di un materiale edile rivoluzionario, il calcestruzzo. Una miscela che i romani misero a punto per primi e che avrebbe dato nuovi impulsi all'architettura. Il calcestruzzo fu una scoperta fondamentale per gli imperatori romani. Potevano così edificare opere monumentali più rapidamente rispetto a quanto accadeva prima, ma anche costruire strutture più grandi per un pubblico più vasto. Nella sua ultima versione, l'unica parte in legno del Circo Massimo era la sezione superiore. I primi tre piani, vicini ai negozi, erano stati costruiti in calcestruzzo, con decorazioni in laterizio e marmo. Scongiurato il pericolo di incendio, la zona commerciale del Circo Massimo si sviluppò per tutta la lunghezza dell'arena e resistette per 500 anni. Il popolo romano non aveva mai avuto un circo così maestoso. Attualmente non rimangono che le tracce delle fondamenta, ma ai suoi tempi il Circo Massimo era il luogo più brulicante di attività di tutto il mondo. Chi si recava a visitare il Circo Massimo entrava nella struttura attraverso una grande arcata che lo portava ad un labirintico complesso di corridoi, una serie di conicoli bui che potevano dare la sensazione di trovarsi nel sottosuolo. Per questo motivo, quando usciva allo scoperto, il visitatore si sentiva come accecato e gli occorreva qualche secondo per abituare gli occhi allo stupefacente scenario che si trovava di fronte. Il circo costruito da Traiano era alto più di 30 metri ed aveva 4 ordini di gradinate. La pista dove si svolgevano le corse era lunga circa 1400 metri. Plinio diceva che il Circo Massimo era bello quanto un tempio, un'opera sublime, degna di un dio, nonostante gli spettacoli che si svolgevano. Le gradinate erano solide e ben protette per difendere gli spettatori dai pericoli. Nel corso di uno spettacolo, l'arena accolse 63 leopardi, 40 orsi e diversi elefanti.
Sempre per la sicurezza degli spettatori, venne scavato un fossato largo 3 metri e profondo 10 attorno alla pista. L'imperatore Nerone aveva introdotto una barriera cilindrica ricoperta d'avorio che, essendo molto liscia e ruotando su un perno, quando veniva toccata non permetteva agli animali di fare presa su di essa per arrampicarsi. Il Circo Massimo era stato concepito per ospitare eventi grandiosi ed ogni anno vi morivano decine di persone, ma più ancora che dai combattimenti dei gladiatori, il pubblico di allora era attratto dalla corsa delle bighe. Poi 600 metri di lunghezza, il Circo Massimo era la più grande arena che si fosse mai vista. La sua ricostruzione, destinata a durare nel tempo, aveva consolidato la fama dell'imperatore Traiano presso il suo popolo, che ora disponeva del luogo ideale per assistere allo spettacolo che più amava. La corsa delle bighe iniziava quando lo starter lasciava cadere un fazzoletto. A quel punto i 12 carri uscivano dal cancello e iniziavano la gara. Nella prima parte avevano l'obbligo di correre entro le proprie corsie. Da un certo punto in poi erano libere di muoversi come volevano. I carri facevano il giro dell'arena per 7 volte prima di tagliare il traguardo, che si trovava dalla parte opposta al palco dell'imperatore. Nelle corse delle bighe, tutti lavoravano per rendere il proprio mezzo più veloce e più stabile. Il momento più pericoloso della corsa era alla fine del rettilineo, quando tutti i carri cercavano di stringere verso l'interno. Spesso le bighe si urtavano e i guidatori venivano sbalzati fuori. C'erano circa 50 morti all'anno, ma chi riusciva a sopravvivere diventava un vero e proprio idolo della folla. Gli aurighi avevano una fama pari a quella delle nostre star. Avevano un grande seguito e si godevano tutti i vantaggi, anche economici. Conosciamo il nome di alcuni di loro, Scorpo, ad esempio, cantato anche da Marziale. Attraverso la conoscenza di personaggi come lui, abbiamo imparato molto sulla gloria che derivava dall'essere un'auriga, ma anche su quanto fosse pericoloso il mestiere. Scorpo vinse più di 2000 corse, ma morì gareggiando a soli 27 anni. Gli spettatori scommettevano sugli aurighi delle loro squadre preferite.